carissimi, salve. Allora, è l'ultimo appuntamento con la terza edizione di Un Nobel per te, ma io non sono assolutamente malinconica. Già ci eravamo salutati con una scrittrice da Pulitzer, ma sapete che questi sono momenti in cui ci si riposa un po' e quindi si abbandona un progetto per ritornare più carichi. Quindi, visto che in questi progetti c'è chi va, c'è chi viene, c'è chi ritorna, avremo la possibilità tra qualche mese di riprendere e chi è interessato, vi raccomando, sappia che ritorneremo sia con nella per chi è interessato alla visione e alla conoscenza di questi premi Nobel, di questi grandi scrittori, e sia chi invece vuole partecipare, ricordo, sia con YouTube sia con Instagram o blog. Ma per quest'ultimo appuntamento come ci lasciamo? Ci lasciamo davvero alla grande. Ci lasciamo con i premi Nobel del 2017 e il premio Nobel del 2012. Allora, il premio Nobel, sono entrambi Nobel asiatici. Il premio Nobel del 2012 è Mo Yan. Mo Yan è in realtà uno pseudonimo, grandissimo scrittore cinese con una vita davvero interessante. È sia scrittore che saggista ed è uno pseudonimo del suo vero nome, che è Guan Moye. Lui spiega il perché si è dato questo pseudonimo e dice appunto semplicemente che era una prassi degli scrittori che iniziavano a pubblicare, quella proprio di trovare un altro nome per rendersi noti. E ha avuto questa vita particolare perché chiaramente lui ha vissuto la rivoluzione culturale, quella di Mao Zedong, quella molto incisiva da un punto di vista impositivo, proprio come imposizione culturale. E fu costretto a lasciare la scuola a soli 11 anni proprio per questi eventi, e si dedicò alla pastorizia. Poi, col passare degli anni, riuscì ad affrancarsi e a laurearsi. In ogni modo, iniziò questa sua proficua scrittura, che lo portò anche a numerosi premi oltre al Nobel, e a scrivere Sorgo Rosso, dal quale venne tratta una pellicola davvero importante, una trasposizione cinematografica. I temi portanti sono ovviamente quelli relativi ai villaggi cinesi, all'immaginario sia contemporaneo che più antico della propria cultura. E quello che sicuramente ci interessa è anche il fatto che lui si ritenga molto influenzato da Faulkner e García Márquez. Allora, perché è stato, con quale motivazione è stato insignito del premio? Ve lo dico subito. Allora, perché ha mescolato con un allucinato realismo racconti popolari, storia e contemporaneità. Ma andiamo al premio Nobel del 2017 ed è Kazuo Ishiguro. Quale chiaramente è stato tratto il famoso film Non lasciarmi, opera magna Non lasciarmi. Ma andiamo per gradi. Kazuo Ishiguro
in realtà è di origini giapponese, ma diciamo naturalizzato in Gran Bretagna, nel Regno Unito. In realtà è stata particolare questo suo radicamento nel Regno Unito. Perché i genitori si erano trasferiti appunto in Inghilterra, ma questa loro permanenza doveva essere temporanea, per cui lui è stato proprio per ritornare in Giappone, è stato educato non con l'intento di integrarsi al meglio nel contesto in cui stavano vivendo, ma per il ritorno in Giappone. In realtà questo ritorno di base non c'è mai stato e quindi diciamo che ha assunto questa ambivalenza la sua scrittura, tant'è che mi ha colpito, gli hanno chiesto se lui si sentisse nella scrittura più giapponese o più britannico e lui ha dato una risposta molto intelligente, ha detto semplicemente che una persona non può essere scomposta, è l'insieme di tutto ciò che ha vissuto e di tutti gli elementi che lo hanno portato alla maturità. E vi dicevo, quindi si laureò nel 1978 in letteratura e filosofia, frequenta corsi di scrittura creativa, quindi è molto attivo, si sposa con una donna scozzese con la quale ha una figlia e scrive appunto in lingua inglese. L'altra particolarità è che Ishiguro Kazuo, lui si firma per una questione di ideogrammi giapponesi alquanto complicata, si firma prima col nome e poi col cognome, quindi diciamo il suo pseudonimo è il suo nome, ma usando cognome e nome nei posti contrari. Quindi vince anche in questo caso numerosi premi e si ispira moltissimo a scrittori come Conan Doyle che lo hanno ispirato, moltissimo a Charlotte Bronte, Dostoevsky, ai quali deve molto della sua cultura, così lui afferma, ma anche a cantanti come Dylan e Cohen. Voglio precisare che in effetti, così come si fa notare insieme a Rushdie, a Kureishi, è una delle voci che è un misto di cultura proveniente sì dall'ambiente britannico, ma con origini diverse da quelle proprio del suolo di Sua Maestà la Regina. Quindi vince nel 2017 con quale motivazione? Ve lo dico subito. Motivazione. In romanzi di grande potenza emotiva ha svelato l'abisso che si spalanca sotto l'illusorietà del nostro legame col mondo. Vi aspetto per i prossimi video su questo canale al Nobel per te fra un po' di tempo. Ovviamente in giornata usciranno i link per le recensioni su Instagram e su YouTube, quindi aspettate anche quelli e io vi abbraccio tantissimo, a presto.